adesso posso, anche se viaggio, forza a Vicenza, lì si giuro, forza, scaccia a capo, coppola già franco, molle pasquale, minennaggia. 17 presenti. Signori consiglieri, cittadini presenti, buonasera e benvenuti alla seduta di insediamento dell'assise consiliare rinnovatasi in occasione della competizione elettorale svoltasi il 15 e 16 maggio scorso. Trattasi di una riunione importante in quanto gli argomenti inseriti all'ordine del giorno risultano essere fondamentali per il corretto avvio del nuovo mandato. Consentitemi di salutare subito il sindaco e tutti i componenti della giunta e del consiglio comunale dei ragazzi, i quali hanno voluto prendere parte all'appuntamento odierno. Prima di entrare nel merito delle questioni da trattare, permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a tutti i cittadini di Ugento, Gemito e San Giovanni e Marini, presenti e non presenti, in particolare alle persone malate, anziane e a tutti coloro che versano in grave stato di una stretta di mano virtuale a tutti per iniziare insieme un percorso che ci vedrà protagonisti per i prossimi 5 anni. Lo straordinario risultato elettorale conseguito dalla lista Cittadini Protagonisti ci carica maggiormente di responsabilità e di un impegno che noi intendiamo onorare nel migliore dei modi. Un saluto altresì particolare lo voglio porgere al sindaco e ai consiglieri comunali che oggi non risultano presenti in questo consesso e li voglio ringraziare per quanto fatto nella loro azione amministrativa. Per quanto mi riguarda e come ribadito più volte in occasione di pubbliche manifestazioni, con la proclamazione ho cessato di essere il candidato sindaco per la lista che mi ha sostenuto e sono diventato il sindaco di tutti i cittadini di Ugento. Non è retorica, ma ritengo importante sottolineare questo aspetto. Il sindaco rappresenta tutti i cittadini del comune e presterò pertanto la giusta attenzione ai problemi di loro. Fatta questa breve ma doverosa introduzione, passiamo subito all'esame del primo punto all'ordine del giorno recante elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011, esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali e del sindaco. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
e quindi invito il Consiglio Comunale a prenderne atto. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, elezioni comunali 15 e 16 maggio 2011, comunicazione dei componenti della giunta e della nomina del vice sindaco. Come sapete, in data 24 maggio 2011 ho provveduto a nominare il vice sindaco e i componenti della giunta, in particolare Graziano Greco, assessore e vice sindaco con delega frazione di Gemini, istruzione e formazione professionale, servizi demografici e cimiteriali, politiche giovanili, sport, tempo libero e spettacolo. Calabrese Alonso, assessore. Con delega ai lavori pubblici e manutenzione del patrimonio. Anna Daniela Spegolizzi, assessore con delega bilancio e programmazione, agricoltura e artigianato, organizzazione amministrativa e personale, politiche comunitarie, sportello unico, attività produttive e attività produttive. Salvatore Chiga, assessore. Delega alle politiche sociali, sanità, randagismo, rapporti con il volontariato sociale. Antonio Ponsetta, assessore con delega all'ambiente, politiche per il lavoro, commercio, protezione civile e pesca. Nella stessa data, per informazione, ho firmato una delega ai sensi dell'articolo 54,10 del testo unico, attribuendo le funzioni di ufficiale di governo nella frazione di Torre San Giovanni al consigliere comunale signor Meli Alessio, che ricopre anche il ruolo di capogruppo consigliare per il gruppo appunto cittadini. Benissimo, adesso procediamo all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, che avverrà a scrutinio segreto. Non so se c'è la parola al Consigliere Scarpa. Prego. Buonasera a tutti. È inutile la presentazione perché penso che vi conosciate tutti. Io, a proposito delle deleghe, Presidente dell'Assise, volevo un'informazione, un chiarimento a proposito della delega alla frazione di Gemini, data al consigliere Graziano Greco, con la differenza della delega affidata sul Torre San Giovanni. Mi dite gentilmente la differenza in virtù di quale norma avete attribuito la delega alla frazione di Gemini e il chiarimento poi successivamente lo chiederò anche in virtù di quello di Torre San Giovanni. Grazie. Ritengo che per quanto concerne le deleghe abbiamo riportato il contenuto di un articolo richiamato dallo Statuto Comunale, quindi per quanto concerne l'ufficiale di governo potevamo attribuirla ad un consigliere comunale, lo abbiamo fatto. Le deleghe per la frazione di Gemini inerisce anche prevalentemente i servizi anziché le funzioni di ufficiale di governo, perché lì la frazione esiste da tempo, cosa che non ai fini della delegazione municipale per Torre San Giovanni non si è mai insediata la delegazione. Sì, però il riferimento normativo è alla base, come per esempio questo chiedevo, il riferimento a cui avete ancorato la nomina della delega sulla frazione di Gemini. Mentre devo precisare che fate riferimento all'articolo 54,10 del testo unico, poi fate riferimento invece all'articolo 28,5
lettera H dello Statuto Comunale. Invito il segretario a leggerlo pubblicamente. Scritto così nella delega, avete scritto articolo 28, comma quinto, lettera A del vigente statuto comunale, poiché io lo dico chiaramente, io non ho statuto comunale, che la lettera A non vi è menzionata, non vi è menzione la lettera A, non vorrei che aveste detto gli statuti diversi dal mio, solo questo. Presidente, visto che è per la prima volta che viene data al Comune di Ugento una delega del genere, se gentilmente vuole spiegare al sottoscritto le materie e naturalmente lo specifico compito che ha il consigliere Emilio Alessio in merito a queste materie. Se gentilmente ci vuole spiegare, perché per noi è importante. Nel frattempo mi trovo la lettera a te. Consigliere Scaccia, sì. Le norme non ce le inventiamo, quindi è vostro dovere andarvele a leggere. Quindi lei ha diritto, io era solo una comunicazione, qui non incominciare a leggere le norme le conoscete benissimo, sapete quali sono i riferimenti normativi, quindi è inutile andare a chiedere delle delucidazioni su norme. Ho parlato di funzioni quale ufficiale di governo, ritengo che in questo senso ci siano tutte le risposte al suo quesito. Dopodiché, con il tempo impareremo anche a svolgere, no? A comprendere anche le funzioni. Io di questo non so cosa, quale altro elemento di valutazione pretende dare. No, Presidente, chiedo scusa, io non voglio essere, per carità, però lei ha fornito una delega, ha delegato un consigliere e ha delegato su materie che il 267 è molto preciso. Cioè io vorrei che queste materie fossero esplicate in questo consenso. Lei prima in capo ha detto giustamente, noi vogliamo solo chiarimenti, se è possibile, se non è in grado di dirci, ma ce lo dice col tempo poi, ma dove no, e noi prendiamo atto, per carità. Se lei dà una lettura al comma 5, il sindaco è ufficiale di governo in tale veste, no? Si legge l'articolo 28, richiama le funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, quindi ha delle lettere A, B, C ed F. Sono le stesse funzioni che dovrebbe svolgere il consigliere Mele per la frazione di Torre San Giovanni. Quindi chiedo scusa, le faccio una domanda secca, può emanare ordinanze?
in tema ambientale. Allora, non ritengo che possa essere, allora naturalmente non contingibili urgenti, però non possiamo trasformare queste domande in un esame di diritto amministrativo, consigliere Scarci. Allora, si vada a leggere attentamente le norme. Dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. A noi risulta che l'assessore designato sia uno stimatissimo ingegnere. Che tipo di interpretazione occorre fornire a questo comma dell'articolo 78 per giustificarne la elezione, la norma? Per quanto concerne la nomina, noi abbiamo superato il primo punto all'ordine del giorno che parlava di convalida degli eletti. Per quanto concerne gli assessori, non rientra nella casistica prevista delle incompatibilità, tant'è vero che il testo unico lo annovera tra i doveri di astensione dallo svolgimento delle attività attinenti al proprio esercizio professionale. È un'astensione. Su questo poi naturalmente, quindi perché le cause di incompatibilità sono codificate in articoli diversi, quindi ha l'obbligo di astenersi dallo svolgere alcune incarichi se ne ha occorrono. Quindi è un'astensione, non rientra tra le cause di incompatibilità. Avrò sbagliato a dire incompatibilità, ma come può un libero professionista astenersi dall'esercitare la sua attività? Qui ritorniamo alle solite domande. È una domanda che penso che vada fatta e che richiede una risposta. No, il problema è uno, dottore Visti. Se il legislatore ha codificato questa ipotesi, avrà anche disciplinato il modo con cui un libero professionista si deve astenere allo svolgimento di quell'attività nel territorio di riferimento. Quindi non ci dobbiamo inventare nulla, è semplicemente una norma su cui bisogna andare a leggere le implicazioni, gli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, quello che praticamente comporta l'interpretazione autentica di quelle norme, andandoci a leggere le circolari ministeriali. Però questa sera venire a pretendere da parte del sindaco chiarimenti continui su norme, ovviamente ritengo che sia poco edificante per tutti. Ci sono delle norme, l'astensione ha una sua specificità prevista dal testo. Dopodiché di questo non posso. Prego, consigliere. Grazie, sindaco, presidente, in attesa di provvedere poi all'elezione della presidenza di quella che è la massima assise. Io mi riallaccio un attimo al discorso fatto precedentemente dai colleghi, in particolare dal collega Lisi, e pongo una questione più squisitamente politica. Lei, sindaco, giustamente ha presentato
quest'aula, quella che è la sua squadra, che dovrebbe governare il centro del suo territorio per i prossimi anni. Sì, un secondo solo, c'è una multipla verde che sta bloccando il traffico in piazza San Vincenzo, se qualcuno è titolare di questo veicolo, grazie. Prego, consigliere, scusa. Prego. Dicevo, la mia è una domanda più politica che di diritto amministrativo o altro. Bontà e correttezza vorrebbe, anzi onestà intellettuale vorrebbe, che il sindaco, nel comunicare chi sia il suo vice e chi sia appunto la sua squadra di governo, ne illustrasse anche i criteri che hanno determinato la nomina del vice sindaco e della giunta. Mi spiego meglio, noi abbiamo letto dai giornali quali sono stati i criteri, però le dichiarazioni sui giornali, daremo precedenza ai primi tre eletti, poi gli altri se riserverà il sindaco e via discorrendo, sono dichiarazioni non per difetto del sindaco, ma per ovvie esigenze giornalistiche, piuttosto scarne, piuttosto semplicistiche. La domanda, e arrivo al punto perché vorrei essere abbastanza telegrafico, il vice sindaco e la giunta sono stati scelti sulla base di competenze specifiche nei diversi settori, e se, e questo non è un dubitare sulle capacità politiche o istituzionali del vice sindaco e degli assessori, sottolineo perché sento qualche mugugno da parte del pubblico, dicevo, questo scegliere, questo metodo di scelta, che io non contesto, ne prendo atto, può ingenerare o non può ingenerare in alcuni settori dei conflitti di interesse? La domanda è prettamente politica, attendo una risposta senza voler avere il diritto di replica. Grazie. Ritengo che in campagna elettorale in qualità di candidato abbia esplicitato anche le modalità con le quali sarei arrivato a nominare l'eventuale giunta, che aveva alla base un programma amministrativo che è stato scritto con il concorso di tutti i candidati. Naturalmente questo poi ha avuto un'implicazione in sede di nomina e ci siamo attenuti espressamente a quelli che erano dei criteri che ci siamo dati tutti insieme. E anche le deleghe sono state conferite sulla base delle competenze tecniche, ma anche delle attitudini e delle sensibilità di ciascuno. Quindi questo è un criterio di carattere generale, non credo che sussistano all'interno dell'esecutivo componenti che possano entrare in conflitto con le deleghe stesse, quindi tra interessi tra virgolette privati e pubblici, anzi riteniamo che ci possa essere una qualificazione dell'azione amministrativa nel momento in cui andiamo ad avvalerci di esperienze, di competenze anche generate in determinati settori. Quindi il fine era, siccome poi noi ci siamo anche proposti la cittadinanza con lo slogan onestà e competenza al servizio del territorio, ritengo che in questo senso vadano lette le nomine firmate dal sottoscritto. Allora, elezione del Presidente e del Vicepresidente a scrutinio segreto, quindi nominiamo un attimino, arrivano le schede, tre scrutatori, intanto chi si dà la disponibilità, consigliere Basile, lei si era già prenotato, poi consigliere Ozza prenotato, uno della minoranza, consigliere Coppola, precettato per fare lo scrutatore. Siamo.
una scheda. Si deve esprimere una sola preferenza, richiama tutto il contenuto dello statuto e del regolamento. Prego, Presidente.
Sindaco, assessori, consiglieri, ringrazio caldamente, per la fiducia dimostratami ancora nell'affidarmi la carica di rappresentare tutto il Consiglio Comunale nella veste di Presidente. Un ringraziamento particolare va al mio nostro nuovo sindaco, Massimo Lecce. Per il rispetto e la fiducia dimostrati verso di me, per aver visto nella mia persona il candidato ideale per competenze ed esperienza alla carica di Presidente del Consiglio Comunale della nostra gente. Un grazie sentito anche a tutti i consiglieri che hanno condiviso e confermato tale scelta. Un ringraziamento particolare agli amici e alle persone che votandomi hanno riconosciuto ancora una volta il mio lavoro e il mio impegno di 40 anni di vita politica e sociale. Dico grazie in particolare a Graziano Greco, Maurizio Basile e Tiziano Carrarda che insieme a me nel momento delle grandi scelte hanno sostenuto coraggiosamente e con lo spirito di unione la candidatura a sindaco di Massimo Lecce, riconoscendo nel suo instancabile impegno e costante lavoro già in passato dimostrati l'unica vera persona in grado di fare il sindaco per competenze, preparazione, coerenza e risultati faticosamente ottenuti. Garantisco a tutti i cittadini che questa amministrazione otterrà grandi risultati. Noi siamo una grande squadra, capeggiata di un grande capitano, che seguendo un progetto ben definito ha saputo assegnare cariche e deleghe non solo a base ai voti ottenuti, ma in base alle competenze di ognuno di noi. Il sindaco Massimo Lecce non ha seguito la logica spesso usata da favoritismo. Ognuno di noi lavorerà per voi, cittadini, nel proprio settore. Per dirla con un esempio, non ci troveremo un ciabattino che si occupa di medicina, un medico che si occupa di agricoltura, eccetera. Noi lavoreremo per voi, usando tutta la nostra esperienza, cari cittadini. Il nostro sindaco in pochi giorni ha creato un gruppo vincente, affiatato, preparato e unito nel suo grande progetto di ridare vigore alla nostra città, di dare risposte vere, di rilancio turistico, commercio, edilizia, sanità e scuola, affrontando con i fatti e non con le parole i problemi del nostro territorio. Il nostro sindaco è stato capace di rinnovarsi con persone giovani e preparate che daranno sicuramente energia e vitalità al suo gruppo senza tralasciare l'importanza vitale di chi, come me, porta alla squadra l'esperienza e la saggezza derivate da anni di vita politica condotta con questa con onestà e serietà. Porgo il mio benvenuto anche ai consiglieri di minoranza, rinnovati in buona parte, riconoscendo anche in loro
le doti necessarie e la preparazione per svolgere il loro lavoro con serietà e professionalità. Sono sicuro che sapranno impegnarsi in una politica costruttiva e seria, auspicando un rapporto di rispetto reciproco e di collaborazione nell'interesse dei nostri cittadini, in quanto siano stati tutti scelti da loro per governare e dare risposte. Mi sento veramente onorato di accettare ancora una volta la nomina di Presidente del Consiglio Comunale di Gento e di sostenere il grande disegno di tutti i cittadini protagonisti. Grazie. Prima di aprire i lavori, io voglio fare una premessa che sicuramente tutti i consiglieri condivideranno. Sappiamo bene che il regolamento comunale quindi consente di non intervenire più di due volte riguardo a ogni argomento, con la disponibilità di 15 minuti ognuno. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, quindi si è diritto ai 5 minuti. Questa precisazione ritengo farla per avere dei risultati positivi riguardo ai lavori che noi svolgiamo durante il Consiglio Comunale, che sono lavori che sono di interesse pubblico e non di interesse privato. Credo che noi il tempo dobbiamo usarlo, quel tempo prezioso di usarlo veramente, ad approfondire quelli che sono gli argomenti, come dicevo prima, per dare delle risposte e risolvere i problemi, che ce ne sono tanti, che vanno affrontati a breve tempo, quindi nell'interesse di tutta la comunità. Prego, consigliere Veneto. Come 5 anni fa, grazie Presidente. Presidente, io sarò abbastanza telegrafico e mi fa piacere la sua, chiamiamola, riconferma, tra virgolette, alla presidenza di questa assise. Sappiamo che saprà svolgere al meglio la sua funzione di garante di questo Consiglio Comunale, che lo vorrei ricordare soprattutto a chi ci ascolta, forse spesso ce lo dimentichiamo noi per primi, è il maggior organo politico amministrativo di questo comune ed è veramente un esempio di pluralità, perché in esso vi sono contenute diverse esperienze politiche, vengono portate diverse istanze, vengono rappresentate diverse parti sociali. Detto questo, Presidente, in campagna elettorale quasi tutti abbiamo scritto nel programma che avremmo messo a disposizione su internet o attraverso altri metodi di diffusione le sedute del Consiglio Comunale. Io ritengo che questo sia un grande passo in avanti, soprattutto in materia di trasparenza e soprattutto per dare l'opportunità a chi è lontano da Gento, a chi non può recarsi a vedere le sedute del Consiglio Comunale, di partecipare, diciamo così, a quelle che sono le nostre discussioni, che sono le discussioni dell'intera città. Però una preghiera, Presidente, che è la stessa di 5 anni fa. Ci sono alcuni problemi strutturali di quest'aula, ad iniziare dal restauro conservativo dell'aula stessa, che può essere fruita anche, per esempio, nei mesi estivi o tutto l'anno da parte dei turisti. Ma soprattutto, Presidente, una preghiera. Ci eravamo assunti nella scorsa consigliatura tutti quanti l'impegno di migliorare l'amplificazione in quest'aula e l'impegno di comprare delle sedie nuove e più comode per la cittadinanza. Sono gesti piccoli che di certo possono sembrare semplici, banali, oppure scontati,
ma io ritengo che prima ancora di trasmettere consigli comunali su internet dobbiamo rendere pienamente efficiente quest'aula. E dobbiamo soprattutto, e questo deve essere impegno dei partiti politici innanzitutto, e lo dico mentre mi avvio a concludere il mio intervento, di portare quest'aula e le sedute del Consiglio Comunale al loro antico splendore. Vorrei che fosse desiderio di ognuno che in ogni seduta del Consiglio Comunale, o nella maggior parte di esse, ci sia la stessa partecipazione che un po' tutti davamo scontata alla seduta di oggi. E vorrei anche che il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato un organo fortemente voluto anche dall'opposizione della scorsa consigliatura, se non vado errato, consigliere Greco, vorrei che non partecipasse solo e soltanto alla prima seduta, ma che partecipasse anche ad altre sedute che sono cruciali per la vita amministrativa del nostro territorio, come per esempio le prossime che saranno sul bilancio di previsione o sulle varianti al piano regolatore, anzi sulla discussione generale che ci sarà sul piano urbanistico in generale, eccetera. Quindi Presidente, almeno l'augurio che mi sento di fare, penso di parlare a nome di tutta l'opposizione, è veramente, e lo dico serenamente, di cuore, di un buono e proficuo lavoro. Grazie.